Reti inviolate nell'amichevole al campo Michelin di Spinetta Marengo tra Alessandria e Giana Erminio. Nel dopo partita, questo il commento dell'allenatore dell'Alessandria, Gaetano D'Agostino. È stato un buon test contro una squadra che non conoscevamo perché è dell'altro girone. Abbiamo preferito fare una partita contro una squadra di Lega Pro per cominciare a prepararci anche per il campionato. La difficoltà ambientale, tra virgolette, un po' per il freddo, quindi siamo allenati pure al centro grigio perché qui era ghiacciato la mattina e quindi nei doppi abbiamo preferito giocare, allenarci in un campo dove un campo sintetico dove magari provando alcune cose ci potevano riuscire meglio e dare più intensità, e quindi il test è stato buono e abbiamo fatto un po' giocare tutti. È normale che poi quando ti mancano 6-7 elementi non puoi, tra virgolette, dare un giudizio preciso, perché comunque poi la squadra deve essere a completo per poter dare un giudizio, però quelli che hanno giocato hanno fatto un buon test, calcolando che hanno giocato due giocatori della Beretti anche, Gerace e Maggi. Questo è un sogno oltre che essere un mio obiettivo. Alla Giana ho passato 2 anni e mezzo molto molto intensi, molto importanti dal punto di vista anche dei risultati, perché una società come la Giana per 2 anni di fila siamo arrivati ai playoff, e per me era anche, avevo fatto sì un'esperienza a Real Vicenza tra i professionisti, ma la Giana è stata la società che nel senso vero e proprio mi ha buttato nel mondo professionistico, no? Sono cresciuto, penso di essere diventato anche a livello calcistico più uomo, e vengo ad Alessandria con 2 anni alle spalle, veramente 2 anni e mezzo importanti, e quindi penso di avere anche acquisito più esperienza e penso di essere pronto per un'esperienza come questa, cioè più importante a livello di piazza, per esempio, facendo un discorso di questo tipo. Che da avversario ho fatto male, però voglio essere sincero e ricordo che ogni volta che sono venuto ad Alessandria ho detto wow, cioè il pubblico, l'ambiente, il campo, quello che respiravo dentro di me, dicevo, poi io insomma, come dicevo al mister ieri parlando, ho mangiato il fango e ne mangerò magari ancora tanto in carriera, per cui non vengo di sicuro dal Milan, dalla Serie A, ho fatto anche la Serie D, insomma, no, per cui venire ad Alessandria per me era un'emozione già da avversario, e non potete immaginare quanto lo è indossare questa maglia, insomma.